Simone Berti, alias Home Cinema Solution, lo conosciamo per il suo impegno nell'Home Theater e nella videoproiezione. Certo. Cosa hai portato qui a Roma questa volta? Beh, diciamo che nell'arco degli ultimi 4 anni abbiamo sviluppato anche un'attività abbastanza importante nel mondo dell'high-end. Abbiamo selezionato dei marchi specifici su cui concentrarci e facciamo un servizio abbastanza, diciamo, innovativo, che è un po' la replica di quello che facciamo nell'home theater, ovvero setup dei clienti che hanno amore, diciamo, per la musica. E questa cosa non è che ci ha fatto frenare nell'home theater, perché ovviamente una buona riproduzione stereofonica può essere tranquillamente, diciamo, ribaltata nell'home theater, ovvero un impianto ben suonante può essere sia 2 canali che un theater, ovviamente con più diffusori, però il fatto di riprodurre una voce, uno strumento, è in sintesi la stessa cosa, diciamo, ecco. Praticamente noi siamo tra quelli che hanno iniziato in Italia a presentare un marchio di diffusori poco conosciuto, ovvero conosciuto ma defilato per un discorso di riviste, eccetera, che è ATC, un'azienda inglese che conoscono tutti, importantissima per quel che riguarda praticamente il lavoro nelle grandi case discografiche, quindi monitoria da studio, eccetera. E oltre ai diffusori presentiamo cello con il nuovo remake dell'Audio Suite, praticamente Bergman, giradischi che sono importati da quest'anno praticamente dal nostro collega Ricciardello Federico di Audio Reference. E poi sponsorizziamo, diciamo, anzi divulghiamo il verbo del nostro, chiamiamolo, compaesano Valeri Claudio, che è il CEO fondatore della Emiolia Records, che produce software reel to reel completamente analogico, praticamente. Sinceramente molto buona, secondo anche che tipo di musica si mette, perché ho visto che mettendo qualcosa di un po' più roccheggiante si svuota, rimanendo sul classico jazz, eccetera, invece l'affluenza aumenta, quindi vedo che c'è molto interesse per musica jazz classica, diciamo. La risposta è buona. Sì, non facciamo tante fiere, però questa è vicino casa, per cui alla fine spesso e volentieri organizziamo eventi da noi mensilmente più o meno, sempre con marchi, diciamo, abbastanza concentrati nel mondo dell'high-end, e lì abbiamo le sale completamente, diciamo, trattate per questo tipo specifico di utilizzo, perché fare una fiera, consideri che in un giorno non è facile, quando non conosci una stanza, mettere a punto un sistema, e quindi, diciamo, ecco, la preferenza verso la showroom, però dico, apriamoci anche un pochino agli appassionati che non ci conoscono, cioè questa cosa.